In A2 Girone Est si compie l'aggancio in vetta a quota 30 della Fortitudo Bologna ai danni di Trieste, battuta al Paladozza per 71-65 con il trio Cinciarini-Mancinelli-Gandini, autore di 48 punti. Classifica rivoluzionata anche nelle posizioni immediatamente dietro la vetta, con tre squadre a quota 26. Si tratta di Udine, che vince 88-74 contro Orzinuovi, Verona, che supera Mantova al Palabam grazie ad un canestro di Matteo Audom a 2 secondi dalla fine, e Montegranaro, che perde in casa contro Treviso, la quale ha recuperato prezioso terreno nelle ultime giornate. A Ravenna non bastano i 25 punti di Revonte Rice per battere Ferrara, a corsare al Pala De André. Vittoria esterna anche per Forlì sul campo di Roseto, mentre in chiave salvezza importanti sono i 2 punti conquistati da Bergamo nel supplementare contro Piacenza. Infine, un Kenny Eisbrook da 26 punti spiana la strada per il successo di Iesi contro Imola. In A2 Girone Ovest mantiene la vetta della classifica Casale Monferrato, che vince 75-64 in trasferta contro Agrigento, nonostante la doppia-doppia da 21 punti ed 11 rimbalzi di Cannon. Non perde il ritmo Scafati, sempre seconda a meno 4. Al Palaestra, gli uomini di Perdichizzi battono la Menzana Siena grazie anche ai 24 punti di Gabriele Spizzichini. Biella esce dalla capitale battuta per 83-79 dalla Leonis Roma e nello specchietto retrovisore vede adesso avvicinarsi Legnano, che supera 78-69 Latina in trasferta, e Tortona, che al palo oltre Po regola la Virtus Roma per 75-69. Trapani riesce a piegare la resistenza di Napoli solamente nell'ultimo quarto grazie ad un incendiario Brandon Jefferson, autore di 10 punti negli ultimi 2 minuti. Treviglio batte 72-62 Rieti, mentre uno straordinario Roberto Rullo scrive 34 punti al referto, permettendo a Cagliari di sbancare il Pala Calafiore di Reggio Calabria.